Amici 22, Emanuello fidanzato con una famosissima cantante. È ormai iniziata a buon ritmo la 22esima edizione di Amici. I telespettatori hanno dovuto fare i conti con l'abbandono di qualche insegnante, come Anna Pettinelli e Veronica Peparini. In sostituzione della professoressa di ballo, è arrivato Emanuello, anche lui esperto di danza. Quest'ultimo è già noto al pubblico di Amici che occasionalmente l'ha visto giudicare qualche gara. Ora però sono in molti a chiedersi quale sia la sua carriera e ciò che c'è da sapere su di lui. Emanuello è ormai diventato insegnante della scuola di Amici, dopo l'addio di Veronica Peparini, che era stata nella scuola per anni. Emanuele è un volto già conosciuto ad Amici perché ha giudicato diverse gare e sfide, ma anche perché nel 2016 è stato giudice di Pop. Emanuello è il nome d'arte di Emanuello Iacono. Nato a Roma nel luglio 1979, il nuovo insegnante di ballo è sempre stato molto vicino all'arte, che ha amato in tutte le sue forme. Oltre ad essere un ballerino, infatti, lo Iacono è stato anche un coreografo, cantautore e regista. Sin da quando era bambino lo appassionavano tutte le discipline artistiche ed è riuscito a farne il suo lavoro e la sua vita. Il debutto è arrivato nel 2007, quando Emanuele ha collaborato con il rapper Tormento per il singolo Woofer. Nel 2008 è poi uscito il suo primo album, Più Tempo, che è stato prodotto da Giorgia, la quale è diventata anche la sua compagna nella vita. Successivamente ha anche scritto dei testi per le canzoni di Giorgia ed ha fatto uscire il suo secondo album, Cambio Tutto, che ha visto anche la collaborazione di Nesli. Nel 2010 invece è iniziata la sua carriera di coreografo, infatti ha curato le coreografie per Decima Factor, che in quell'anno andava ancora in onda su Rai 1. Nel 2011 poi è tornato a collaborare con Giorgia, con la quale ha scritto altri testi. La carriera di Emanuello è stata ricca di collaborazioni anche prima di arrivare ad Amici. Nel 2011, infatti, Emanuele ha iniziato la sua carriera da regista, intraprendendo una collaborazione con Visionari Lab. Questo l'ha portato a lavorare con molti artisti di successo del calibro di Ornella Vanoni, Giorgia, Clementino e Giordana Angi. Nel 2013 e nel 2016 ha scritto altri testi per Giorgia, anche per l'album Oro Nero. Sempre nello stesso anno ha poi iniziato il suo percorso ad Amici, dove dal 31 ottobre è diventato ufficialmente giudice di Pop. Poi occasionalmente è apparso nella trasmissione per giudicare sfide di ballo, soprattutto durante il pomeridiano. Nel 2017 ha poi fatto da regista al videoclip di Giorgia Scelgo Ancora Te. Le molte collaborazioni con quest'ultima non riguardano soltanto il piano professionale. Per quanto riguarda la vita privata di Emanuello, infatti, si sa ormai da tempo che ha una relazione con la cantante. I due hanno iniziato la loro storia d'amore sin dal 2004, quindi prima di intraprendere le varie collaborazioni lavorative. Nel 2010 è poi nato il loro primogenito Samuel, che oggi ha 12 anni. Per ora la coppia non ha avuto altri figli e non hanno nemmeno mai sentito la necessità di ufficializzare la loro unione con un matrimonio. In un'intervista, Giorgia ha spiegato che gli inizi della relazione non sono stati facili per Emanuele, che ha dovuto lottare per conquistarla. Lei infatti voleva allontanarlo, dubbiosa per la differenza d'età, dato che l'insegnante di ballo ha 8 anni meno di lei. Giorgia poi ha ammesso di essersi lasciata andare e le cose sono andate bene, con la sua vita che è del tutto cambiata. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Emanuello nelle vesti di insegnante di ballo ad Amici 22 e conoscevate questi dettagli sulla sua vita? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.